Buonasera. C'è stato un momento ovviamente della sua carriera in cui, come ha detto per esempio per Amelio, i registi l'hanno scelta direttamente, quindi hanno magari disegnato il personaggio attorno a lei. All'inizio della carriera sicuramente ha fatto dei provini, quindi che rapporto aveva con i provini e se magari, cioè, se ne sente la mancanza o se è stata una liberazione, diciamo, poter scegliere magari i progetti o essere scelta direttamente per il ruolo? I provini sono dei test, che, cioè uno vede sempre un provino come, come parola, perché la parola provino, no? Mette l'ansia di prestazione. Il provino in realtà è un test. Che fa il regista per vedere se quell'attore è adatto, no? Se va a cercare soprattutto se è un attore giovane, ma può capitare anche che un grande regista ti chiami per fare un provino, per vedere come interagisce con te. Quindi non è una cosa che, sì è vero, poi non ne ho più fatti, però il provino viene subito trasformato come, io lo vedo come un test che serve sia per il regista ma anche per il ragazzino che va lì, perché magari capisce che non è proprio quello che vuole fare, che magari diventa paonazzo, si intimidisce e dice quasi quasi mi metto a studiare, capito? Cioè non è una cosa, è una cosa giusta. Che anche i provini si fanno anche quando già per esempio il regista ti ha scelto, si fanno provini di fotografia, provini di look, di immagine, anche quelli vengono chiamati provini, è uno scambio. No, ma hai detto una cosa, se poi le diamo per l'ultima domanda, è una cosa interessante perché facendo un provino un'attrice, un attore può capire anche se quel personaggio lo padroneggia, no? Se si sente giusto per quel personaggio. Perché spesso magari tanti ragazzi, no, che vogliono intraprendere, no, il mestiere dell'attore, insomma, perché nei nostri sogni è un mestiere bellissimo, ma è un mestiere, è un lavoro dove ci si diverte molto, dove siamo molto contenti di intrattenere, ma un lavoro che va preso sul serio, pur divertendosi, però non l'ho mai preso con leggerezza, sempre sentito la responsabilità, anche troppo alle volte, quindi alle volte ho sentito anche lo stress, e la paura e il peso di quel personaggio, e quindi cercavo di mettercela tutta per non deludere chi mi aveva scelto.